piacere avervi qua in questa splendida sala del Museo Civico. Giulio Gamberotti, molti non lo conoscono, ma è uno dei fiori all'occhiello della nostra città. Siamo qui per conoscere l'ultimo lavoro di Luigi Gallo dal titolo Riparti da te. Piccola parola a questa giornata, prima di entrare nel vivo della nostra presentazione. Oggi è il 25 di novembre e è la giornata internazionale per la lotta all'eliminazione della violenza contro le donne. Siamo in questa sala con un'esposizione, è una collettiva di MAD, dove ci sono artiste che hanno esposto le loro opere, li vedete anche sparse per il museo, proprio per celebrare questa giornata. Quindi poi magari alla fine fatevi un giro e date un'occhiata a questa esposizione. Ma torniamo a Luigi. Chi è Luigi? Luigi è un mental coach e è specializzato nella crescita personale e nello sviluppo delle aziende. Nelle sue vite precedenti, perché quante ce ne sono state, Luigi? È stato un insegnante, un imprenditore, un commerciante, uno sportivo, un comunicatore, un politico, un organizzatore di eventi. Diciamo che non si è fatto mancare niente. Poi, un giorno, in seguito ad una serie di scelte sbagliate, si è reso conto che era necessario fermarsi e capire il perché di quella serie di errori che lo stavano portando in una direzione che non gli piaceva troppo. Così ha iniziato a frequentare corsi di crescita personale, a leggere testi di psicologia, da lì si sono aperti per lui degli scenari completamente diversi e soprattutto ha compreso la natura dei suoi errori. Ha iniziato così a sistemare le cose che non funzionavano nella sua vita e ha iniziato a studiare per fare della crescita personale il suo mestiere. Luigi, infatti, vista l'importanza che per lui ha avuto la crescita personale, ha deciso di trasmettere tutti questi contenuti e mettere la sua esperienza a totale disposizione di chi si sentiva imprigionato in una situazione apparentemente stretta. Luigi Gallo, quindi, diventa mental coach, seguendo diversi corsi con i migliori formatori del settore. Oggi supporta quotidianamente atleti, persone e aziende che richiedono i suoi servizi e che vogliono sviluppare le loro performance e i loro risultati. Ha perfezionato un programma di crescita personale molto funzionale, estrapolando le migliori tecniche così da adeguarle ai casi e alle problematiche individuali da affrontare. È così che nasce Riparti da te. Un testo che spiega come sviluppare una mentalità in grado di superare le problematiche che ci presenta la quotidianità e raggiungere il proprio successo. In Riparti da te è indicato un percorso che ci spiegherà come funziona la nostra mente e come siamo diventati ciò che siamo oggi. Riparti da te è costituito praticamente da 195 pagine ed è diviso in una parte teorica e in una parte pratica. Ma Luigi, la domanda che ci brucia è questa. Allora, tu hai fatto tante cose nella tua vita e hai ricominciato da capo. Hai ricominciato a 40 anni, no? Quindi sì. I tuoi primi 40 anni hanno segnato un punto e sono diventati altro. Perché hai fatto questo passo? Cosa ti ha portato a mettere un punto e a ricominciare da capo? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Per me è importante perché è un primo libro che segna il passo di un obiettivo che mi ero prefissato già qualche anno fa. Abbiamo parlato di tante vite. È vero tante vite perché quando ciascuno di noi fa un cambio interiore che gli permette di diventare una versione sempre migliore di se stesso, dobbiamo e possiamo parlare di un'altra vita, di un cambio di vita. A volte il cambio di vita può venire per situazioni belle, per situazioni brutte, per situazioni che ci cerchiamo o che ci arrivano dall'esterno, purtroppo. Nel mio caso, io ho fatto una serie di errori che, col senno di poi, e poi vi faccio fare un piccolo giochetto che vi farà capire meglio il percorso mentale che ho fatto per arrivare a come sono oggi, mi hanno portato a essere disallineato con me stesso, ovvero seguivo strade e percorsi che non erano pienamente congruenti con quello che erano i miei valori. È
stato il caso del, non so, dello sport, no? Quando arrivato ad avere buoni risultati mi sono scontrato con quello che era una realtà, ovvero o si faceva uso di sostanze dopanti oppure non si andava avanti, e questo andava contro quella che era la mia natura. È stato il caso proprio più gradante che poi mi ha portato ad avere un vero e proprio blocco dal quale è andata questa cosa, diciamo, ha segnato lo start, cioè, no? Che è stato quello della politica, dove ho iniziato a fare politica perché? Perché avevo in mente di voler aiutare gli altri. Purtroppo ho fatto finta di niente di quello che sarebbe stato il problema con cui mi sarei scontrato, ovvero che la politica alla fine di tutto ti porta ad avere, a dover dare dei compromessi, ti porta a dover dire di sì a certe cose per andare avanti, altrimenti non si va avanti. E quando questo punto mi si è presentato, io non me la sono sentita di andare avanti e quindi ho rinunciato. Ero arrivato a livelli alti di politica, ho voluto rinunciare perché era contro me stesso fare quella strada. Però che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che io ho dedicato anni a quel tipo di esperienza, ho penalizzato anche le persone che avevo a fianco per l'impegno che ho fatto in politica, ho penalizzato delle scelte che ho fatto, e questo mi ha portato lontano da me, fino a sbattere contro un muro che era qualcosa che non potevo digerire, perché sarebbe stato andare contro i miei valori. E questo è un qualche cosa che io vedo e rivedo oggi nelle persone con cui lavoro, in tantissime persone. Persone che scelgono percorsi sbagliati, che fanno scelte sbagliate di vita, di lavoro, di relazioni. E quindi ecco che viene sottolineata quella che è l'importanza della crescita personale. Perché noi sostanzialmente non ci conosciamo bene. Quello che dico spesso io quando inizio un corso o qualcos'altro, nessuno ci ha dato un libretto di istruzioni quando siamo nati. Nessuno ci ha detto come funziona la vita, o meglio, ce l'hanno detto, questo è il problema. Ma chi ce l'ha detto? Ce l'hanno detto i nostri genitori, che a loro volta erano condizionati da chi? Dai loro genitori, dal loro vissuto. Ma non ci hanno dato dei dati che potevano essere oggettivi o quant'altro, ci hanno fornito delle notizie che erano mediate. Quindi siamo andati avanti su quel tipo di condizionamento. Senti, noi, tu in uno dei passi del libro dici che è importante capire chi siamo, no? Per cominciare, certo, il cambiamento. Ma come facciamo a capire chi siamo? Allora, come facciamo a capire chi siamo? Vedete, ognuno di noi mette in atto quello che è uno schema mentale. Uno schema mentale che si forma non dai fallimenti, ma dalle cose che ci riescono bene. La nostra mente lavora per risparmiare energia. Quindi si creano degli schemi mentali che sono quelli che a noi funzionano. Quindi se noi un certo schema mentale funziona, noi tendiamo a replicarlo. Il problema qual è? Che noi tendiamo a replicare uno schema mentale anche di fronte a problematiche che non sono uguali a quel problema che abbiamo risolto. Quindi spesso andiamo a finire che la soluzione diventa disfunzionale rispetto a quel problema. Fatta questa premessa, che dovremmo fare noi? Dovremmo cercare di individuare qual è lo schema mentale principale che noi seguiamo. Alcune persone, per esempio, hanno la sindrome della croce rossina, che si sviluppa nelle relazioni, nel lavoro, nelle altre sfere della vita. Altre persone invece reagiscono a ciò che vedono negli altri, quindi o sono iperprotettive e non si vedono di nessuno, oppure sono aggressive nei confronti degli altri. Questi sono schemi mentali che, se ti tengono al sicuro su certe cose, d'altra parte ti creano problemi su tante altre. Perché? Perché, per esempio, una persona che non si fida di nessuno, okay? Sicuramente non fidandosi di nessuno si crea il suo muro davanti e non si fa fregare. Però che succede? Per esempio, nella relazione, che la relazione è quanto di più insicuro possa succedere in questo mondo. Pensate che oggi parliamo di femminicidio, pensate che la maggior parte degli omicidi avviene dentro la famiglia, cioè, come gli incidenti domestici, insomma, dove quindi pensi di stare tranquillo, è lì che quindi come si sposa la tua ricerca di sicurezza con quello di crearti una famiglia o una coppia? Ecco che va in sincronia, si va a pensare questa cosa, certo. Quindi questa è la cosa, come facciamo a ritrovare questo schema? Vi faccio fare un piccolo giochetto, chiamiamolo giochetto, ma vi faccio fare una piccola riflessione. Noi tutti quanti dobbiamo individuare quella che è la nostra incapacità strategica di base, ovvero quando vi siete trovati di fronte a un problema, come avete provato a superare questo problema? Nel senso, avete trovato la soluzione? Non l'avete trovata? Oppure avete trovato la soluzione ma non siete stati capaci di poterla sviluppare? Oppure l'avete trovata, l'avete sviluppata, ma non siete stati capaci di svilupparla nel tempo necessario per poter far dare i suoi effetti?
o non l'avete cercata per niente, o non l'avete cercata per niente, ci può stare. E qui, prima parte, trovate quella che è la vostra incapacità strategica. Seconda parte, l'incapacità primaria, ovvero di fronte a un problema, qual è la reazione che voi avete? Quindi, siete incapaci di non reagire? Siete incapaci di reagire? Quindi, se vi bloccate? Oppure agite troppo? Oppure, la terza ipotesi, mettete la testa sotto terra, fate finta che non esista il problema, oppure ve la raccontate. Perché sostenere quel problema è talmente difficile che è meglio raccontarsi una cavolata e farsela da bene, piuttosto che affrontarlo. Vedete, su questi tre passaggi, se ognuno di voi si interroga su quello che è stato la propria vita, i propri schemi, probabilmente riesce a inquadrare uno schema che è ridondante nella propria vita e che magari in tante situazioni è stato disfunzionale. Questo è il lavoro che io vado a fare nelle aziende, con le persone, con gli atleti e quant'altro. Perché andando a trovare questo schema, io posso cambiarlo. Perché vado a trovare quell'abitudine negativa che è una reazione o una non reazione, oppure o mettere la testa sotto, che ti crea un problema sempre più grande. E alla radice di tutto questo, e chiudo il cerchio, che cosa ci sono? Ci sono quelle che sono le quattro matrici principali, ovvero le quattro sensazioni di base che ci muovono a fare quella cosa. E sono la paura, la gioia, il dolore, e che sono le quattro emozioni primarie. Sì, la paura, la gioia e il dolore. E la rabbia. Perché vi dico questo? Perché, per esempio, nel momento in cui voi reagite a qualche cosa, perché reagite? Per paura? Per rabbia? O per dolore? Di solito il piacere non fa reagire, il piacere attrae. Fanno reagire le altre tre pulsioni, il piacere no. Se voi siete capaci di individuare quale di queste matrici principali muove quella che è la vostra, le vostre scelte, le vostre decisioni, quello che fate, siete in grado di avere di fronte a voi il vostro problema. E quindi la prossima volta che magari alzate la voce dentro casa, rispondete male al vostro capo, fallite nel creare strategicamente qualcosa per la vostra azienda, sapete che probabilmente alla base c'è quella funzione primaria. Senti Luigi, però noi siamo anche molto ciò che viviamo, no? Quindi quanto siamo condizionati nel nostro essere da quello che ci circonda? Tantissimo. Le tre cose che ci condizionano di più sono la famiglia, l'ambiente e gli amici. Naturalmente l'ambiente si intende sia l'ambiente dove si vive, ma sia i social, la TV, i media e quant'altro. Pensate che per farvi un elenco di alcuni condizionamenti che noi abbiamo fin dalla nascita, che noi, di cui noi non ci rendiamo neanche conto a volte, pensate soltanto dove siamo nati. Ci sono persone che magari sono nate a Reggio Emilia, cioè, città comune rosso, ok, parlando di politica, ci sono persone che sono nate là e sono diventati di sinistra perché sono nati là. Magari se nascevano a Roma non funziona così. Storia, certo. Pensate ai condizionamenti in famiglia per quanto riguarda già il fatto di magari, ecco, portiamolo su un discorso un po' più... Aspetta. Figlio di un interista. Ah, figlio di un interista, interista per discendenza divina. Assolutamente. Okay. Pensate anche al condizionamento religioso, no? Cioè nessuno di noi ci ha chiesto il permesso per battezzarci. No, certo. Faccio esempio. Famoso cenone di Natale a cui sono incontro tutti quanti, che per molti è una spina dolente, ok? È un condizionamento pesante. Pensate invece anche, andiamo un po' più leggeri, cioè leggerezza, su qualcosa di più. Pensate anche, no, aspetta, qualcosa di più materiale. Pensate al condizionamento che ha un figlio quando vede un atteggiamento dei genitori dentro casa. Un padre che alza la voce con la madre, due genitori che sono inaffettivi, quella persona replicherà quella cosa. Attenzione, ci sono due possibilità: o che quella persona replica quella cosa, oppure che in maniera funzionale, fa l'esatto contrario, proprio perché il dolore che vede in quelle situazioni gli fanno fare l'esatto contrario. Quindi subisce o reagisce? Sì, il problema è che la reazione a volte è più pericolosa dell'azione stessa, perché poi rischi di irrigidire quel comportamento e portarlo dietro per te. Quindi i condizionamenti sono qualcosa di purtroppo di presente in noi. Che cosa possiamo fare? Riconoscerli. Perché se io riconosco che quel mio comportamento è dovuto a un genitore, a un amico, a quello che dicono i social, io devo apparire per forza sui social perché se appaio sui social ho quel flaggino, che quel cuoricino che mi dice che sono bella, che sono brava, che sono vivo per il like, ok? Quindi mi dà qualche cosa. È un condizionamento anche quello.
se io so riconoscere quel condizionamento, posso iniziare a lavorare sopra per non farmi comandare quel condizionamento. E questo è fondamentale. Hai toccato la sfera familiare, no? Allora buttiamoci un attimo nei rapporti, perché ormai ci siamo. Chiudere un capitolo della nostra vita è un atto di coraggio, una presa di coscienza o un gesto di egoismo? Allora, escludiamo il gesto di egoismo, non parliamo mai di egoismo in questo senso. Voglio bene solo a me, decido che faccio solo io, non è un gesto di egoismo? No, perché quello nasconde una sopravvivenza. E mi attengo più ai primi due. Quindi, perché? Perché ci vuole coraggio. Coraggio. Certo, ci vuole coraggio, come ci vuole coraggio a mettersi in discussione e fare un percorso di crescita personale, perché vuol dire andare ad ammettere che fino ad oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo seguito degli schemi, abbiamo seguito qualcosa che non eravamo noi. E questo fa male. Tanto è vero che la prima cosa che faccio quando inizio un percorso con qualche persona, ha il coraggio e la forza di andare avanti su questa cosa? Perché fare un percorso di crescita personale implica fare un passaggio sui carboni ardenti, perché c'è un momento in cui noi dobbiamo lasciare le vecchie abitudini e prendere le nuove, e quel momento è doloroso dentro noi. Ma se io riesco a far vedere, e qui il lavoro è sulla emotività, andando a toccare quelle che ho detto prima, le emozioni primarie, quando lavoro su queste cose, io lavoro sul dolore e piacere. Perché ti faccio fare la dieta, il 90% delle diete falliscono? Perché noi vediamo la dieta come una privazione. Se io invece ti faccio vedere la dieta come qualcosa che ti allontana dalla tua paura magari di star male nella vita, di morire prima, io vedo il piacere in quella cosa, non vedo il dolore. Vedo che io mi avvicino al mio valore, quello di voler vivere più a lungo. E quindi non è la privazione proprio di mangiare. E quindi il percorso di crescita, lavorare su dare piacere nello scoprire se stessi, nel migliorare se stessi e vedere il dolore nel continuare a perpetrare quello schema vecchio che ci ha portato a star male, che ci ha portato a fallire. Questo è il giochetto che si fa nella crescita personale. Il confine tra vivere e sopravvivere, no? Che sembrano due parole diverse, invece magari sono proprio lì che si danno quasi da caccia. Quanto questa scelta, cioè la scelta di decidere di vivere o la scelta di decidere di sopravvivere, può condizionare la nostra felicità? Allora, guarda, io faccio un esempio Matrix. Pillola blu, pillola rossa. E mi ricollego col discorso del coraggio di prima. La maggior parte delle persone oggi, lo sono stato anch'io, probabilmente molti di voi, qua dentro per molti di voi sarà così, viviamo in un loop quotidiano. La mattina mi sveglio, scendo dal letto allo stesso modo, faccio un'azione allo stesso modo, vado al lavoro, probabilmente faccio anche lo stesso percorso tutti i giorni. La macchina va da sola ormai. Vado al lavoro, incontro le stesse persone che probabilmente mi danno le stesse sensazioni positive o negative, quella mi sta attivata, quella no. E via via tutti i giorni così, questo è un loop, questo è sopravvivenza. Ci si sveglia poi, che succede? A 40 anni, 50 anni, quando vediamo il capello bianco, o vediamo che si accorciano i giorni che ci mancano, che diciamo, forse questa non è la mia vita, sono infelice, sto facendo questo, vorrei di più. Si può fare di più, si può dare di più. E quindi stare nella reincarnazione, oppure? Oppure ti rimbocchi le maniche e riparti da te. Dici, no, che scegliere è una costante giornaliera, certo. No? Perché tutti i giorni, come dicevi tu adesso, uno deve scegliere una cosa piuttosto che un'altra. Ma come possiamo capire qual è la scelta migliore per noi? Cioè latte o yogurt, fetta biscottata, fornito con la Nutella, tanto per... Assolutamente. Allora, vi do un dato che forse vi spaventa. Le neuroscienze hanno appurato che ogni giorno ciascuno di noi prende in media circa 35.000 decisioni, un numero che è eccezionale. Di queste l'80% avvengono a livello automatico, quindi lo stesso respirare, okay? Alcune a livello automatico inconscio, ovvero quando guidiamo la macchina noi non pensiamo più dove mettere la prima e dove mettere la seconda, va in automatico, mentre il 20% sono scelte che noi facciamo. Se voi pensate soltanto, provate a immaginare la mattina quando mi alzate dal letto, mi lavo i denti o faccio colazione? Mi lavo i denti con lo spazzolino o con il dentifricio o con quell'altro? Cosa mangio a colazione? Vado a pure il miele, faccio questo o quest'altro? Lasciamo stare con una donna che ha l'armadio, là parto soltanto là, quattro mille decisioni, metto questo o metto quest'altro? Prendo quella strada o quell'altra? Le decisioni sono tantissime. Ora, su queste decisioni, cosa va a influire, a impattare? Vanno a impattare, come abbiamo detto prima, i condizionamenti, vanno a impattare il nostro umore,
come ci svegliamo la mattina, la nostra energia, il nostro livello energetico. Pensate, faccio una parentesi breve, ma è una cosa che vi voglio dire perché tanta gente non si rende conto. C'è stato un medico cinese, Masaru Emoto, che ha fatto una ricerca. Lui ha messo delle ampolle con dell'acqua dentro e fuori all'ampolla di quest'acqua ha scritto una sensazione che poteva essere gioia, dolore, odio, rabbia. Ha fatto tenere in braccio queste ampolle a oltre 500 studenti dell'Università di Pechino. Dopodiché è stato congelato l'acqua di queste ampolle è stata congelata. Vista al microscopio, le molecole dell'acqua sono state modificate dall'energia negativa o positiva che le persone gli hanno trasferito. Non sto dicendo cavolate, andate su internet e vi vedete le foto e quello che dico. Le stelline della neve che vediamo nell'acqua normale, nelle sensazioni positive erano perfette, come vediamo nel simbolo della neve. Laddove vi erano le sensazioni negative, rabbia, dolore, morte, erano tutte deformate, disformi. Andatevi a vedere queste immagini. Che cosa vuol dire questo? Che noi possiamo uccidere nel nostro organismo a seconda di quello che è la nostra energia. Ora, non vi spaventate, ma se noi siamo fatti per l'80% di acqua, pensate quanto ci possiamo avvelenare da soli. Quindi, torniamo al discorso delle decisioni. Se noi avveleniamo il nostro organismo con sensazioni sbagliate, sensazioni negative, abbassiamo la testa, facciamo scegliere agli altri, diamo il potere agli altri di definire quello che siamo, diamo il potere agli altri di decidere per noi. Tutto questo si rivolge sulla nostra salute, sulla nostra vita e sul nostro umore. Come possiamo prendere decisioni fatte per bene? In questo libro c'è un vademecum, perché non è soltanto una cosa, bisogna conoscere se stessi e partire da quelli che sono i nostri valori. Perché se io avessi saputo quali erano i miei valori prima di intraprendere i percorsi che ho fatto, non li avrei fatti, perché avrei saputo che mi sarei scontrato con qualcosa che comunque sarebbe arrivato. Quindi avrei investito il mio tempo in qualcos'altro. Quindi conoscere se stessi è la prima cosa per prendere decisioni che sono allineate con noi stessi. Secondo, capire quali sono i condizionamenti che influiscono su questo. Queste sono le due basi proprio per prendere decisioni che sono importanti. Allora, prendiamo delle decisioni 2-3 milioni al giorno, no? Più o meno. Siamo degli animali abitudinari. Sì, no? Allora, per essere felici, bisogna uccidere le abitudini? No, bisogna cambiare le abitudini. Ovvero, fatevi una bella lista delle abitudini negative che avete. Ma prima ancora di farvi questa lista, vi faccio una domanda che molti di noi non si fanno. Quando l'ho fatta a lei, è saltata sulla sedia. Dove vi vedete fra 5 anni? Dove vi proiettate fra 10 anni? Questa è una domanda che noi non ci facciamo. E da questa domanda dipendono tutte le nostre decisioni. Perché se io fra 5-10 anni voglio stare in salute come sto oggi, voglio avere la mia vita economica di un certo tipo, voglio avere la mia vita lavorativa di un certo tipo, voglio avere delle relazioni sane, io lo decido oggi. E quindi sapendo dove voglio stare, le scelte che compirò da oggi fino a 5-10 anni saranno in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Se io invece vado a zonzo, campo la giornata, qualsiasi evento che mi arriva da fuori influirà sulle mie decisioni e le cambierà e io sarò una nave in balia delle onde. Quindi analizziamo quelle che sono le nostre abitudini, ma facciamola anche in relazione di dove vogliamo stare fra 5-10 anni. E allora, se io voglio avere una vita sana, voglio stare in salute il più possibile e so che andare al McDonald's tutte le settimane mi provoca luce al colesterolo e sicuramente arriverò a poi di qualche anno di vita, so che quella scelta la devo fare, devo cambiare quell'abitudine. E come si fa per cambiare un'abitudine? La teoria che faccio io è quella che applico su tutte le cose, la teoria dell'1%. Non dobbiamo fare stravolgimenti dall'oggi al domani, smetto. Ma se io cambio l'1% al giorno, fatevi un conto, a fine anno, quanta roba avete fatto? Tanta. E non me ne siete neanche accorti. La famosa rana della pentola di bollette. L'1% al giorno. E vi do un'altra chicca che vi portate per a casa, perché questo è oro. La sera, prima di andare a letto,
prendete appunti su questa cosa, scrivetevi cosa avreste dovuto fare per peggiorare la vostra vita. Il famoso come peggiorare. Questa è una tecnica potentissima che da sola serve a ognuno di noi per dire ok, quali sono le cose che io non devo fare che potrei peggiorare la mia vita in tutti i campi, potete anche dividerla per campi, nelle relazioni con gli amici, a livello economico. Fatevi questa lista, mangiare a McDonald's, non dedicare tempo a me stesso, far decidere gli altri per me, accettare che quella persona a quel lavoro mi crea lo stato d'animo. La sera, quando fate il vostro esame di coscienza a letto, se avete fatto quel gesto che non dovevate fare, mettete una crocetta. Questa cosa vi permette di rendere conto a voi stessi che cavolo, ho fatto questa cosa che non dovevo fare. E il giorno dopo vi garantisco che sarete più attenti a farla. E sarà quell'1% al giorno che in poco tempo vi farà togliere quell'abitudine di fare quella cosa sbagliata. Questo per le abitudini sbagliate, no? Quindi una specie di decalogo o di buoni propositi, certo, per non commettere queste abitudini sbagliate. Ma poi dobbiamo farne anche uno su buoni propositi, cioè quali sono le buone azioni che dovrei fare per stare meglio. Certo, questo va al paio con l'abitudine. Con quale abitudine voglio sostituire quella sbagliata? Quindi praticamente mi sto pianificando la giornata. Certo, sto pianificando la giornata, sto pianificando il mio obiettivo. Pianificare è paranoico o è sano? Perché voglio dire, a volte andare in farmacia, cioè voglio dire... No, diventa paranoico quando diventa disfunzionale. Tutto ciò che è portato all'estremo è disfunzionale. Il McDonald's mangiato una volta al mese non fa male, ok? Lo famoso zucchero che fa male, mangiato un pochettino, non fa male. Se noi esageriamo con ogni cosa, esasperiamo ogni situazione, quello fa male. Quindi anche il controllo su di noi ci deve essere un controllo equilibrato, perché il controllo va a finire in quello che è la sua antitesi. Ovvero, quando tu vuoi essere troppo controllore di tutto e di tutto, ti scappa tutto per la mano, perché non riesci a stare dietro a tutto. Ok, quindi diventi un tipo troppo metodico, sì, ma quindi non va bene. Per essere felici nella vita, oltre a una buona organizzazione, una buona pianificazione, ci sono anche i sogni, no? Ma sogni e vita, in questo caso, uno esclude l'altro, possono viaggiare bene insieme, i sogni si realizzeranno? Allora, quando disegniamo il nostro obiettivo, la prima cosa da fare è valutare quello che è la nostra aspirazione, cioè ovvero dove vorremmo arrivare. Nel momento in cui io sviscero questo obiettivo, capisco innanzitutto se è un obiettivo fattibile o meno. Perché la faccio breve: se io dico voglio guadagnare €1.000.000 entro questa settimana, è un obiettivo che non è minimamente raggiungibile, salvo il date 10, ma è molto aleatorio. Ma se io mi creo un sogno e lo declino in un arco temporale che è possibile, in cui poi è possibile essere realizzato, tipo sogno di andare a vivere, che ne so, in Liguria, da qua ai prossimi 5 anni, certo, magari ci riesco. Certo, assolutamente. Te lo poni come obiettivo e focalizzi le tue attività per quell'obiettivo. Anzi, il problema di tutti noi è che troppo spesso, quando siamo passati dalla parte in cui eravamo studenti, la parte in cui siamo diventati lavoratori, i nostri sogni li abbiamo messi nel cassetto e là sono rimasti. Perché, tornando al gruppo di prima, oggi tanti ragazzi con cui lavorano, che fanno? Finiscono la scuola, poi non sapendo che cosa fare perché non hanno le idee chiare, perché non sanno dove arrivare, dove vogliono andare, iniziano a lavorare, iniziano a vedere i propri soldi, comprano la prima macchina, diventano ostaggio di quel finanziamento e cominciano a fare tutti i giorni lo stesso lavoro. Si svegliano anche là a 40 anni, che hanno finito di pagare la macchina, se ne sono comprati anche un'altra, ma il loro sogno è rimasto qui dentro. Sapete quante persone sono che stanno ho permesso di realizzare il sogno che avevano messo nel cassetto da ragazzi? Tante. E anche lì però ci vuole coraggio. Senti, tu lavori con la gente comune, no? Diciamo, ma lavori anche con gli atleti. Qual è il tuo lavoro su questi soggetti? Cioè, cosa fai veramente? Cioè, tu ti siedi là, parli, qual è il tuo obiettivo, o meglio, il loro sogno e il tuo modo di farglielo raggiungere? Allora, quali sono gli ostacoli che non ti permettono di arrivare a una performance, parliamo degli atleti, ma anche per le aziende, alla performance in cui vorresti arrivare? Questo è il lavoro che va fatto, vanno trovati quelli che sono gli ostacoli. Per esempio,
ho lavorato con un calciatore che è andato nel panico perché, in uno stato emotivo particolare ha sbagliato un rigore. Ci sono stati una serie di eventi in quella settimana in cui famiglia, i giornali e quant'altro gli hanno dato addosso, e quindi lui si è creato una ferita per la quale ogni volta che andava sul dischetto lui vedeva la gente davanti e erano mediati i mostri. Si sentiva incapace di battere il rigore. L'ansia che gli saliva era talmente tanta che lui era diventato incapace a battere il rigore. Che cosa abbiamo fatto con lui? Abbiamo creato quella che si chiama un ancoraggio, ovvero, fermo restando il lavoro di andare a disbrigare questa sua falsa credenza, per aiutarlo nei primi tempi in cui questa credenza era ancora forte, abbiamo creato un ancoraggio tale per cui se nei momenti in cui lui arrivava a dischetto, lui doveva essere capace di isolarsi da tutto quello che gli circonda. E il giochetto che abbiamo creato, lui si cantava un motivetto dentro di lui che lo ascoltava e si isolava dagli altri. In questo modo lui riusciva a sbloccare questa situazione e non gli è più servito questo. Vi faccio un esempio. Michael Phelps, conosciamo tutti, chi non lo conosce, insomma, un plurimedagliato, un atleta famosissimo. Aveva il suo allenatore che ogni giorno, prima di andare a letto, gli faceva dire ricordati la cassettina, gli creava questo ancoraggio. E questo atleta ogni sera, prima di dormire, si doveva rifare il film della vasca nella sua mente, doveva visualizzare bracciata dopo bracciata, contare le bracciate, fare tutto il film della sua gara. Ok? Questa cosa è successo che a un'Olimpiade, c'è un video che si vede online, a un'Olimpiade, a Michael Phelps è successo che gli si sono appannati gli occhiali e non vedeva più niente. Ha sentito l'allenatore che diceva, ricordati la cassettina, lui ha fatto tutta la vasca a occhi chiusi. Perché? Perché nel suo allenamento il suo allenatore gli aveva abituato a visualizzare questa cosa. E per lui è stato così. Quando infatti è arrivato, c'è questo video che andate a vedere, lui non si è manco reso conto che ha visto, si toglie gli occhialini, guarda in giro e solo dopo qualche secondo esulta per la vittoria. Questo perché? Perché la nostra mente non fa differenza tra ciò che vediamo e ciò che noi visualizziamo. Per questo è importante anche la visualizzazione. E negli atleti anche questo è fondamentale. Insomma, il tuo lavoro però è molto vicino a quello dello psicologo o è completamente diverso? No, è vicino, ma c'è un limite. Il limite è quello delle patologie. Qual è la differenza sostanziale? Perché tra coach e psicologo? Allora, la differenza sostanziale è che lo psicologo va a lavorare su quelle che sono le patologie. Il mental coach si ferma laddove ravvisa una patologia. Tuttavia, c'è da dire che, e lo dico con le parole del professor Nardone, che è uno psicologo a livello mondiale da cui io ho tratto, diciamo, la maggior parte del mio insegnamento. Lui fa una differenza tra mental coach e psicologo, in questo senso, facendo questo esempio. Quando noi nella nostra vita incorriamo in dei problemi, creiamo una sorta di buchetta in cui caschiamo dentro. Spesso questa buca ci possiamo tirare fuori da soli. Se questa buca è un po' più profonda, magari ci aiuta un amico, una persona che ci abbiamo vicino. Se questa buca è ancora più profonda, ci possiamo far aiutare da un mental coach che magari ha delle tecniche, dei processi tali che ti possono aiutare a fare questa cosa. Se invece noi ignoriamo tutte queste cose, perché molto spesso le patologie che derivano dal fatto che noi vogliamo ignorare il problema, andiamo avanti e lo facciamo diventare un problema sempre più grande, abbiamo bisogno dello psicologo. Se invece andiamo a finire proprio nel baratro, lì ci vuole un psichiatra. Questa è la graduale della cosa. Naturalmente sono escluse le malattie. Assolutamente. E la domanda, perché? Vi faccio una domanda. Secondo voi perché oggi la maggior parte degli atleti di successo usa il mental coach e non usa lo psicologo dello sport? Fatevi questa domanda. I Berrettini usa il mental coach. Sinner, che stava giocando, non so che ha fatto, usa il mental coach. Montano usa il mental coach, poi è andato anche la persona Nardone. Chiellini usa il mental coach. Perché? Perché lo psicologo dello sport oggi è più indicato per i gruppi, per gestire quella che è la politica del gruppo nel sport. Ma nell'individualità lo psicologo non riesce a dare quella performance e quello slancio che il mental coach può dare. Senti, gli adolescenti di oggi soffrono di una patologia gravissima che è la scarsa autostima. Sì. Come si aumenta questa autostima? Si lavora sull'adolescente, si lavora sulla famiglia?
e soprattutto che significa avere una bassa autostima per le relazioni, per la vita. Allora, la bassa autostima non è un problema, un appannaggio di adolescenti. No, vabbè, però diciamo che... Purtroppo è appannaggio di tantissime persone. Allora, come si lavora sull'autostima? Conoscendo me stesso. Torno sempre lì. Perché? Perché se io conosco me stesso, imparo a capire quanto gli altri possono andare ad abbassare la mia autostima con le azioni che fanno. Quindi capendo quali sono i miei limiti, non mi faccio scalfire da chi mi sta attorno. Assolutamente sì. Perché la nostra autostima spesso è data dal nostro contesto che ci circonda, il nostro ambiente. I miei fallimenti, se io conosco me stesso e ho un metodo di lavoro, evito di fare quel fallimento e quindi evito di andare a forzare contro qualche cosa che mi abbassa la mia autostima. Se io affianco, e torniamo al discorso oggi delle donne, se io oggi mi affianco a una persona che squalifica me come donna, non ha rispetto per me, non mi dà valore, e accetto di stare in quella situazione perché? Perché ho paura di essere abbandonata, perché ho paura di restare sola, perché? Perché purtroppo perché non ero una persona quadrata, ho abbandonato la mia autonomia economica e mi sono appoggiata totalmente a quella persona. Sono tutti elementi che portano alla mia autostima ad andare sotto terra, e riprendersi da lì è difficile. E quando io, perché ho lavorato anche con associazioni che difendono donne vittime di violenza, ricostruire queste persone è difficile, e dargli una prospettiva, ok, ricostruisci prima di tutto come persona, quindi darti uno stimolo come obiettivo, un lavoro, che cosa vorresti fare, il famoso fra 5-10 anni, perché se tu non gli dai un obiettivo, quella persona continua a pensare, non valgo niente, sto da sola, non mi si fila nessuno, e rimane inglobato in questo loop. Quindi ha uno stimolo quale crescita personale. Anche e soprattutto nelle relazioni. Soprattutto nelle relazioni. La crescita personale è il primo posto dove vanno a toccare l'autostima e nelle relazioni, che sono gli amici, perché noi siamo animali sociali. Nel momento in cui noi ci manca il riconoscimento sociale, che sia un partner, che sia un amico, che sia l'ambiente che ci circonda, la nostra autostima va giù. Riusciamo a capire quando gli altri non ci vedono? Riusciamo a capirlo, certo riusciamo. E riusciamo a difenderci? Perché gli altri non ci vedono? Domanda. Perché pensiamo che gli altri non ci vedono? Questa molte volte non è una paura. È una paura che le persone possono vivere, okay? Ma questa è una paura che va affrontata come tutte le paure. Se io entrassi in questa stanza pensando che tutti voi ci avete con me, quale sarà il mio atteggiamento? Entrerò in una schiva, guarderò per terra. E probabilmente voi che vedete una persona che entra, schiva, mi guarda per terra, mi guarderete anche voi in maniera, guardate questo che tipo di persona è. E quindi io che faccio? Metto in atto, sempre il suo discorso, uno schema che va contro me stesso, perché non faccio che confermare la mia paura, ovvero vedi, tutti quanti ce l'hanno con me, perché mi guardano tutti storto, grazie, sei entrato giù dentro, abbassa, con la voce bassa, da giù, tutto brutto, così attaccato. Proviamo a entrare con un sorriso, vedi? Ho fatto un esercizio che il professor Randone può fare a chi ha le fobie in questo senso, ok? Ma si può fare anche noi. Tu hai paura che in questa sala non ti si fia nessuno, non entrare. Vuol dire se qualcuno si gira, vuol dire se sta notando. Lo charme deriva anche dalla comunicazione non verbale. La comunicazione è fondamentale, no? È tutto. Comunicare c'è, fondamentale. C'è tutto. Tu con Riparti da te hai voluto realizzare una sorta di manuale, no? Certo. Quindi c'è una parte teorica dove spieghi tante cose, anche e soprattutto come si fa a capire chi siamo, ma soprattutto c'è una parte pratica. In che consiste questa parte pratica? Fai 50 flessioni? No, allora io sono un sostenitore del fatto che la teoria va bene fino a un certo punto, perché il vero cambiamento si fa con la pratica, si fa col sentire, non con l'agire. E per sentire noi dobbiamo sentire noi stessi, sentire le sensazioni che ci vengono da quello che c'è scritto di sopra. Per sentire queste sensazioni c'è una parte teorica che ti spiega, okay, quella che è la teoria intorno a quel problema. Sono citati diverse problematiche, che possono essere appunto i condizionamenti, le paure, le tematiche sono tante, poi le vedete. E a fianco però c'è un esercizio, ovvero quali sono oggi le tue paure, faccio un esempio. Perché questa paura è forte dentro di te? Cosa hai provato a fare per rompere questa paura?
esempio per tutti, oppure il famoso cerchio della vita che avete sentito e risentito, ma che ognuno di noi dovrebbe rifare sistematicamente ogni tot periodo della nostra vita. Quali sono i nostri livelli nelle relazioni? Oggi, se io dovessi fare il cerchio della vita, qual è la mia, da 1 a 10, il mio livello nella mia relazione, nella mia parte economica, con la mia salute, sul lavoro, con quello che è la mia vita, il mio tempo libero, le mie aspirazioni? Perché se noi abbiamo penalizzato uno di questi elementi, dobbiamo saperlo. E quindi è un esercizio che ti fa essere presente a te stesso. Ecco, quanto bisogna essere sinceri con se stessi per fare questo esercizio, ad esempio? Perché te la puoi anche raccontare, voglio dire, no? È uno di quegli schemi, certo, te la puoi raccontare, è vero. Però sono esercizi che vanno a... Te la racconti da una parte, ma l'altro esercizio poi te la fa tirare fuori. E per quanto te la puoi raccontare, se non sei sincero con te stesso lì, dove nessuno ti giudica, dove sei? E poi ci vuole coraggio, così. Ti voglio portare un attimo a quelli che sono i nostri giorni, no? Noi siamo venuti fuori da una pandemia che nessuno si sarebbe aspettato, una pandemia che ci ha gettato nello sconforto più totale, poi qualcuno si è ripreso, qualcuno ha fatto finta. Ecco, quanto è aumentata l'attività del mental coach in relazione a questa devastante pandemia? Beh, tanto, anche perché tante persone sono state costrette, no? A abitudini nuove, quindi soprattutto tanti ci sono state un'enormità di separazioni, perché la convivenza dentro case, ma allo stesso tempo è aumentato l'uso che era già alto prima dei psicofarmaci, che è dei calmanti, e questo la dice lunga. Anche le sondine, diciamo. Questo la dice lunga su quello che vive la gente oggi. È per questo che dico che un libro come questo è qualcosa che tutti dovrebbero avere, perché fa bene a noi stessi interrogarsi su chi siamo e su cosa non sta andando bene su di noi, nella nostra vita. Se io mi rendo conto che c'è qualcosa che non va e continuo a raccontarmela tutti i giorni, a lamentarmi tutti i giorni, quell'esercizio che ti ho detto, che è abbastanza tosto, okay? Sì, quello della linea temporale, no? Dove ti se io traccio una linea temporale, ok? E dico, ok, a che età penso di finire i miei giorni? Mettiamo 80 anni, 90 anni, 100 anni, 100 anni. Non bisogna pensarci. Oggi a una cosa che è inutile nascondersi da un dito, è qualcosa che è inevitabile. Oggi a che livello sto? Diciamo che oggi nella mia vita io sto a metà. Dove vuoi? I giorni che mancano da lì alla fine, io comunque li vivrò. E decidere come viverli spetta soltanto a me. Quindi io posso scegliere di continuare a lamentarmi, a star male, a prendere psicofarmaci o a... non far niente, a guardare Netflix, i social e quant'altro, oppure rimboccarmi le maniche e fare quell'1% al giorno, non importa, in un posto diverso da dove sono oggi. E allora posso iniziare a migliorare la mia situazione economica, il mio rapporto con chi ho a fianco, che non necessariamente dobbiamo scaricarlo. Magari, come dicevo prima, è un problema di comunicazione. Abbiamo smesso di comunicare. Quante famiglie smettono di comunicare? Quanti di voi chiedono al vostro partner: ma tu stai bene, ma tu cosa vuoi? Cosa vorresti nella vita? Nello stato in cui sei oggi, cosa ti piacerebbe essere, avere? Perché se io non sono allineato con chi ho a fianco, è normale che poi, dopo un po', io prendo una strada e non un'altra, ma ho smesso di comunicare. Cioè, nei rapporti interpersonali, non solo, anche nei rapporti di lavoro. E ricordatevi una cosa nella comunicazione: mai pensare che gli altri sappiano ciò che noi non abbiamo detto. Troppe volte noi diamo per scontato un qualche cosa, un comportamento, qualcosa che gli altri devono fare perché noi lo pensiamo, ma gliel'abbiamo detto? Se noi gliel'abbiamo detto, come possiamo aspettarci che quella persona lo faccia? E magari ci incavoliamo, magari ci dividiamo. La comunicazione è importante perché per non arrivare anche nelle relazioni alla famosa goccia che fa traboccare il vaso, ok? Io tengo tutto dentro, poi basta che metto uno spazzolino fuori posto e succede il livello di Dio. Ma non è il problema dello spazzolino, è tutto quello che non ho detto fino a quel momento che esce fuori con la scenata dello spazzolino. Quindi comunichiamo, impariamo a comunicare dentro casa, che è fondamentale. Dedicatevi, e questa è una cosa che nelle relazioni faccio fare, dedicatevi un giorno al mese in cui state a casa tu e lei, tu e lei, che oggi siamo... Quando state a casa con l'altro... In cui parlate soltanto di voi, vi confrontate. Una volta al mese è importantissimo dedicare del tempo a voi. Posso essere una cena fra di voi, spesso anche nelle famiglie dove ci sono i ragazzini, ci si perde proprio di vista.
è fondamentale prendere un appuntamento con se stessi. Assolutamente. Il sottotitolo è Riparti da te, come dare una svolta alla propria vita, poi scritto più piccolo, tutti possono raggiungere il proprio successo e la propria felicità. Per farlo dobbiamo sciogliere i nodi che ci buttiamo dentro. Hai fatto una statistica su quante sono le scelte che facciamo ogni giorno, ma quanti sono i nodi che mediamente uno si porta dentro? Tanti. I nodi sono di diversa natura. Ci possono essere quelle che sono le ferite emotive che nascono, che ci portiamo dentro dall'infanzia. Sono sostanzialmente cinque. Abbiamo la ferita dell'abbandono, la ferita dell'ingiustizia, la ferita del tradimento. Questa, quella del tradimento, per esempio, è molto equivocata. Si pensa al tradimento di coppia, invece molto spesso il tradimento che ci portiamo dentro è quello magari di un genitore che ci ha fatto credere che noi siamo super uomini, i famosi bambini di oggi, sei bravissimo, poi chi ti tocca, il professore ti deve toccare, e poi quando iniziamo a vivere ci rendiamo conto che non siamo proprio super uomini, che siamo persone normali, e viviamo quella cosa come un tradimento di chi ce l'ha fatta credere. Oppure la ferita dell'ingiustizia, quando magari da ragazzini qualcuno abbiamo subito una brutta ingiustizia, oppure quella dell'umiliazione, quando sempre nella fase adolescenziale magari un genitore ci ha deriso perché ci siamo fatti figli a letto. E a queste ferite emotive corrispondono delle maschere che oggi ognuno porta dietro. Magari una persona che si è stata tradita da bambino è rigida, perché per paura di essere tradita si rigidisce contro tutto e tutti. E questo sono alcuni dei nodi, sono spiegati bene qui dentro. Un altro nodo sono anche tutte le cose che noi non facciamo durante, le lasciamo in computer. Questa è una cosa che molti sottovalutano. Oh, mi vengono in mente un sacco di esempi, tipo metto a posto il garage 5 anni che resta lì. Quante cose avete in computer? Che può essere un libro non letto messo lì sopra, può essere l'università non finita, può essere una cosa non detta a un'amica con cui ho litigato. Quelle cose sono tutte situazioni che vi creano stress quotidiano, è come se avete una zavorra dietro la spalle. Cioè, comunque restano lì anche se non ci pensi. Sì, sai perché? Sai come emergono? Per esempio, quando io ho sospeso l'università, ogni volta che qualcuno parlava dell'università, ho fatto un esame, ho fatto, per me c'è un piccolo spilletto che entrava dentro. Un po' ce lo sentivo, non lo riconoscevo. Oggi lo riconosco. Però c'era quella sensazione. E un libro ho letto e messo lì sopra, ogni volta che passavo davanti alla libreria e vedo i libri, dentro di me, cosciamente, sapevo che c'era quella cosa. E tutto questo fa un fatto che provocare la zavorra che ci prendiamo dietro. Cioè, abbiamo, oltre allo stress, quello conosciuto, cioè abbiamo anche lo stress inconscio. Assolutamente. È molto ben presente quello. Pensate, provate a fare una cosa, se voi avete qualcosa di irrisolto, scrivetela. Provate a risolvere nel giro di poco tempo, ma può essere anche la stupidaggine della lampadina che c'è nel garage che è un mese che sta da cambiare. Provate a farlo entro una settimana, a risolvere questa cosa. Vedete la sensazione che vi dà, vi sentite più leggeri, vi sentite bene, perché qualcosa che ce l'avete là, ci siete passati avanti 10 volte, non l'avete fatta, e l'avete fatta, vi sentite bene. Provate se questa cosa la declinate per tutte le cose che ci avete dietro. Quanto vi scaricate? Ci vuole un'altra vita. Il problema non è tanto ricordato, è farlo, cioè dire. Capite quante cose influiscono su di noi e quanto non sappiamo di noi stessi? Sì, veramente molto. Senti, che ci dobbiamo aspettare? Cioè, comprando il libro e leggendolo, no? Sì. Cosa impariamo? Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma l'aspettativa dipende da quanto impegno ci metti nel fare le cose che sono scritte lì sopra, nel senso che, come ho detto prima, devi decidere tu come vuoi vivere i giorni che rimangono alla fine dei nostri giorni. Questo è uno strumento che ti può aiutare a sistemare le cose che non vanno nella tua vita, e ce l'abbiamo tutti le cose che non vanno. Sta a te usarlo o metterlo là e dire prima o poi. Sta a te usarlo anche l'1% al giorno. Oggi leggo un argomento e faccio un esercizio e lo rifaccio per una settimana. Ma essere costanti, perché è qualcosa che serve a voi. Io spero di aver sciolto molti dei dubbi avuti leggendo il libro e magari quelli che cosa. Beh, se avete delle domande, basta alzare la mano un attimo al volo e possiamo fare una domanda a Luigi, ne approfittiamo, perché praticamente è a costo zero per oggi. Quindi approfittiamo. Vai. Una prima cosa. Perché hai usato il giallo sul nero, come sulla copertina?
perché staccava, perché era bello il contrasto giallo-nero. Infatti è come un segnale stradale. È comunicazione, comunicazione. Questa, ragazzi, tanto per dirne una. Allora, se non avete più domande, ma vi abbiamo scrupugliato tutti i dubbi possibili e immaginabili, perché quelli sono, intanto il libro è in vendita, se l'avete acquistato adesso Luigi qua, con calma, piano piano, si mette di autografa tutte le copie, sì, e, poi, la voce, e ci facciamo una bella foto poi davanti al totem, alla roadmap che è dall'altra parte. Io volevo ringraziarvi per essere stati qua con noi oggi, approfittate della penna di Luigi, perché questo ragazzo ne farà di strada nella sua quinta vita, credo, scherzo. Sì. E se volete bere a qualcuno, regalategli il libro per Natale. Ecco, per Natale. Grazie tanto. Grazie a voi per essere qui. Grazie. Allora, guarda, cominci.